She's hot but a psycho. So left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Temperature da carnevale estivo e tutto esaurito già dalle 16 di pomeriggio in Viale Gramsci con 14.425 tagliandi staccati ed un centinaio scarso di ritardatari, ahimè, rimasti fuori dai varchi. Ed una madrina spettacolare, Annalisa Minetti, che dal palco della direzione ha promesso di vincere le Paralimpiadi di Tokyo 2020. Tantissima gente in maschera sono stati la cornice dell'ultima domenica. Una seguitissima diretta anche di Fano TV dalle 14.45 ha permesso a migliaia di persone incollate alla televisione di entrare nel vivo della manifestazione grazie alle interviste, agli ospiti e alle immagini che sono state trasmesse dalla postazione sul percorso. Il Carnevale di Fano 2019 ha recitato così il suo ultimo atto, esibendosi in una giornata perfetta già dalla mattinata con il Carnevale dei Bambini, impreziosito dalle associazioni sportive di calcio non vedenti che hanno dimostrato che anche con le difficoltà è possibile affrontare la vita con la giusta carica e passione. Al triplice colpo di cannone poi che ha dato il via all'ultimo grande corso mascherato del 2019 è esplosa la festa di colori su Viale Gramsci. Ma i super ospiti dell'ultima domenica di sfilate non sono certo mancati. Da segnalare anche la presenza sin dal mattino del colonnello della RAI Massimo Morico e del nostro colonnello Flavio Vento che assieme nella postazione di Fano TV hanno dato vita a delle previsioni meteo diciamo alquanto particolari. C'è una possibilità su tre che arriva un tornado che ci porta via tutto, speriamo di no, eh. Io direi, incrociamo le dita. Io direi che cambierà perché ci sarà una pioggia di coriandoli. Eccola! E dopo i primi due giri di presentazione, quindi è iniziato come al solito il giro del getto, che con circa 70 quintali di dolciumi ha addolcito la giornata dei 14.425 ospiti. Per Annalisa Minetti si è trattato di un vero e proprio bagno di folla. La star di Ora o Mai Più, dopo aver fatto un paio di giri sul carro e salita sulla torretta della direzione, assieme alla presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli, ha salutato la folla osannata. Terminata la sfilata con lo spettacolare giro della luminaria alle 18 è stato invece il momento dei palchi mascherati che per la loro inventiva e presenza sono stati premiati. Alle 18.30 poi in zona Pincio la madrina Annalisa Minetti ha dato di nuovo dimostrazione delle sue tantissime doti esibendosi in uno spettacolo di canto per chiudere al meglio una grande giornata di carnevale. L'ultima domenica si è conclusa intorno alle 19 in piazza 20 settembre con un DJ set di Serena Mai.